Eccoci qua, ben trovati al caffè storico delle Terme Tettuccio di Montecatini a Biblioterme insieme a Bruno Fortina e Roberto Pinocchi. Buongiorno, buongiorno. Qui siamo tra storici, ricercatori, musica, eh? Roberto! Oggi parliamo di uno dei personaggi storici frequentatori di Montecatini, un altro musicista, dopo Verdi, Puccini, Leoncavallo, che fra l'altro è vissuto per una decina d'anni a Montecatini, addirittura ci aveva quasi la residenza perché abitava in un villino qui di Montecatini, in diversi villini di Montecatini. Madonna. E poi è uno in viale, quello che io attualmente è viale 4 novembre, che allora si chiamava viale della pace. È il villino che ora è stato acquistato da una signora russa che apparteneva alla famiglia Pampanini storicamente, e lì ha vissuto per diversi anni, e poi ha vissuto in un altro villino in via Arcibaldo Giannini, dove è morto poi il 9 agosto del 1919, per l'appunto questo è il centenario della morte del maestro. Fortina, Pinocchio è già arrivata alla morte, raccontaci qualcosa prima di Leoncavallo. Leoncavallo ha vissuto qui, ha prodotto, perché ha fatto delle opere qui, ha fatto qualcosa, addirittura ha fatto delle operette, e le prime le ha fatte al Kursaal. Al Kursaal? Sì, sì. E poi era estroso, gli piaceva montare sul palcoscenico, gli piaceva farsi vedere. Infatti nel 1910, insieme ad altri autori, ha fatto lo sciopero delle acque. E era una cosa bizzarra, che a quei tempi andava di moda. Con le canzoni dell'epoca venivano fatti dei testi e delle prese in giro per personaggi dell'epoca, e venivano fatte queste due ore di spettacolo, e lui si cimentava anche lì sopra, sul palcoscenico. Cantava, recitava. Senti Roberto, ma come mai secondo te vengano tutti a Montecatini, anche Verdi? Sì, la motivazione intanto è di ordine salutare, diciamo così, perché è l'acqua. Si doveva curare tutti. Sì, sì, sì. Sia l'acqua, ma soprattutto anche l'ambiente, diciamo, l'atmosfera che trovavano, l'atmosfera rilassante, un'atmosfera culturalmente avanzata, per cui anche le persone di una certa cultura, come potevano essere Verdi e Leoncavallo, si trovavano al loro agio. E poi ovviamente una questione di salute, specialmente Leoncavallo, che era malata di diabete. Qui non c'erano le cure che ci sono attualmente, l'insulina non credo che esistesse, e quindi in pratica la cura essenziale, l'unica cura era quella delle acque. Era quella delle acque. Sì. E la tranquillità, diciamo, del posto, il fatto di incontrare altri musicisti, altri letterati, altri politici anche, e quindi di avere sempre conversazioni all'altezza, conversazioni attuali, conversazioni culturalmente di un certo livello, faceva sì che si trovassero bene a Montecatini tutte queste persone. Senti Bruno, Pagliacci. Pagliacci è un'opera in due atti, diciamo, è il suo successo. Fu fatta nel 1892 e fu il lancio suo, il suo debutto fu a Milano, a Venezia. Uh-huh. A Venezia, lui addirittura la fece tutta, cioè dette proprio una mano essenziale, ed è stato il suo lancio. Poi dopo è venuto a Montecatini, ha fatto altre opere, poi è andato a Napoli, cioè è uno che girava un po'. Ultimamente, gli ultimi 8-9 anni, ha stanziato qui a Montecatini. Sì, sì, sì. Senti Bruno, hai un libro, facciamo un omaggio anche a uno scrittore locale, dai, facciamolo vedere. Ecco, il libro che mi sono guardato stamattina è di qualche anno fa, una decina di anni fa, è di due autori locali, tutti e due celebri, Mauro Lubrani, che è un giornalista, e Giuseppe Tavanti, che è il maestro per eccellenza, è un pianista, è il direttore dell'Accademia Leoncavallo, sì, e che è particolarmente esperto di Leoncavallo, non per niente qualche giorno fa, appunto, fatto nella ricorrenza proprio della morte del maestro, il 9 agosto, ha fatto una serata particolarmente accattivante, alla quale hanno partecipato un baritono e un soprano coreani, bravissimi entrambi, sì, con lui che li accompagnava al piano, e hanno cantato le musiche
sia di Leoncavallo, sia di Puccini, sia di Verdi, quindi è stata una bellissima serata. Sì, senti, però un'ultima battuta, dai, sì. Concludo. Direi che per quanto riguarda Leoncavallo è stata una risorsa per Montecatini, dopo Verdi appunto, come diceva Roberto, ci voleva qualcuno che lo rilanciasse e uno è stato proprio lui, fino al 1919 che non è morto, attirava a sé compositori, autori, di tutto un po', bastava che fosse personaggi in evidenza in tutta Italia, venivano a Montecatini perché si trovavano al loro agio trovando altre persone come loro. Come loro. Allora vi dico grazie mille ragazzi, grazie. E anche voi venite qua a Montecatini, vi aspettiamo a Biblioterme. Bye bye. Grazie, buongiorno. Ciao, arrivederci.